a tutte le persone che conoscete, sederi nudi a voi. Riku, 24 mesi, grazie mille. Grazie anche ad Avantgardist Plof per i suoi 2 mesi. E poi c'è anche Kidoleo che ne fa 4. Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Madonna, ma perché? Ok, il ventilatore si è spento. Ah. Buongiorno, buongiorno. Molto bene, Yusa, molto bene. Io da oggi ho adottato un nuovo sistema di sveglia. Infatti mi sveglio circa mezz'ora prima rispetto a prima. Prima mi... No, anche di più. minuti. Prima mi svegliavo alle 7:50, adesso mi sveglio alle 7:15. Si sente tanto rumore di sottofondo quando ho questo microfono? Vi dà fastidio? Perché noto che... Mi sente molto a barra. No, non dovrebbe. Ok. No, semplicemente qua, da quando ho questo microfono per poter fare queste cose qui, non mi sembra di avere la qualità che avevo prima. All you need is love. Pom 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 pom. Stamattina mi sono svegliato appunto alle 7:15, ho portato fuori il siffettone, poi ho preso la macchina e sono andato a fare un minimo di spesa. Per un minimo intendo letteralmente 3 cose: succo all'ace per quella donna, quell'essere che vive con me, beve l'ace. Chi cazzo lo beve l'ace? Io non lo so. Cosa vuoi? Chi lo beve l'ace? I bastardi bevono l'ace. Tiro un pugno. Poi dell'arancia rossa per il sottoscritto. E delle fettine di bacons. Delle fettine di bacons. Stamattina ho mangiato un uovo con 2 fettine di bacons molto sottili. Del pane integrale con una spolveratina, una spazzolatina di burros. E il succo d'arancias. Arancia rossa. Red orange. La Red Orange. Grazie a Lazy Flow. Ciao gatto, non sono morto. 15 euro. Rivediamo, grazie. E grazie a me. Piazza del Vin, buonasera, gatto. Come buonasera? Madonna. Vabbè. Il signor gatto inaspettatamente ho raggiunto i 6 mesi con lei. La mia seconda relazione più solida. Quando a un momento potrebbe Ah, sì, mi spiegarmi ricordo. la questione drone? No, ancora niente. Semplicemente non ho più fatto un cacchio. Non ho avuto tempo. Banalmente. Le si vuole bene un saluto dal suo neozelandese trevisano preferito. Grazie mille. E niente, mi sono svegliato. Ho fatto fuori sì, ho fatto la spesa, ho mangiato. Allora, probabilmente se mi mettessi a letto in questo momento dormirei. Però... Finché siamo qui. Oggi vorrei anche registrare un video. Video di un gioco che avrei voluto fare ieri sera in realtà. Però alla fine abbiamo fatto quel gioco lì, quella demo di Totally Reliable Delivery Service. E cazzo, io mi sono anche divertito. Il gioco che volevo fare ieri, che molto probabilmente registrerò oggi, è Desert Skies. Sembra... Allora, nelle recensioni di Steam ne parlano tutti benissimo e dovrebbe essere una specie di raft però nel deserto con una macchina volante anziché la nave. E qualche esplorazione in più. Vabbè, lo proverò, cioè ci rifarò un bel video, bello perché io so fare solo quelli. E poi lo faremo in live. Non ho chiesto a Karim per domani, è vero, mi sono dimenticato. Lo faccio dopo. Ma no, siete i miei segretari. Ok. Scusate, che già che ci sono, sbircio anche.
Cosa c'è in saldo qui su Steam stamattina? Beh, ci sarebbe Sleeping Dogs, la Definitive Edition a 2 euro. Nel caso vi interessi, a me interessa per dire, lo aggiungo al carrello. Non ho mai giocato io Sleeping Dogs. Euro. Voglio dire. C'è Yakuza, Injustice, mamma mia. Anche Bayonetta 5 euro non è male come cifra. È che Bayonetta l'avevamo provato a fare in live, ma non aveva riscosso molto successo. Non aveva riscosso molto successo in me, perché mi aveva fatto girare i coglioni subito. Non so se sia il caso già di comprarli. Non so se sia un gioco. Cioè, allora mi piacerebbe farlo in live, ma non so se è un gioco da live. È un palato per pochi. Da giocare, da vedere, mi sa che è un po' una rottura di coglioni, no? Si vede solo casino su schermo. Come Devil May Cry, sì. Sì. Devil May Cry 5 che tra l'altro è uscito, tutti fighissimo, fighissimo, non ne ho mai più sentito parlare tra l'altro. Dopo una settimana è sparito completamente dai radar. Stai andando, la casa del vino? Ci stai andando in Nuova Zelanda o ci stai o stai tornando? Ma sì, non provi, se va male pazienza. Più o meno. Comunque il gioco lo devo comprare. Ma sti che caldo. Che se l'hai mangiato in un giorno? Sì, ah, Devil May Cry dici. Ma io non ho voglia perché io sono rimasto al 3, poi non ho giocato né DMC né il 4. E allora ho detto, lasciamo perdere. Bene. No, Yusam, dipende sempre da quanta gente c'è. Mi si è spento la cosa. Ika, salve signor Gatto, in queste live pre-compleanno le chiedo la benedizione per l'esame di economia aziendale di giovedì, visto che ieri non le ho donato, l'esame non è andato bene. No, ma che dispiacere, ma tanti auguri per il suo prossimo esame. Ho capito che il 5 è figo. Allora, a parte il fatto che a me sta sul cazzo, ve lo giuro, è proprio una cosa che mi dà fastidio, giocare più di un personaggio in un gioco. Non mi piace, infatti l'ho odiato anche in GTA 5. Tutti hanno adorato GTA 5 anche per quel motivo lì. A me ha fatto cagare quella scelta. Sono gusti. A me non piace. Sì, Allora, ho d'accordo. un personaggio, mi dai quello dall'inizio alla fine, io me lo gestisco come voglio. Ho lui, so che ho lui. E Ah, mi sì, vuoi far giocare d'accordo. altri personaggi, mi fai uno spin-off. So che magari è un pensiero solo mio, ma per me è così. Quindi in GTA 5 non mi è piaciuto per niente dover cambiare personaggio, fare le missioni di ogni singolo personaggio. E Devil May Cry 5, ma anche il 4, ti spinge poi ad utilizzare altri personaggi. No. Lo so, Jules, il 5 ti fa. Cioè, è proprio un cambio di personaggio con mosse differenti. Adesso non mi ricordo se c'è anche l'albero delle abilità per ogni personaggio. Non ho voglia. Grazie a Vibona per i suoi 2 mesi. E a mia zia, ho letto il messaggio sul gruppo Telegram. Quindi Twitch ancora culo? Sì. Sì. Siamo molto, ma molto al di sotto delle sub normali questo mese. Ma molto, molto. Quindi se volete, se vi va, rinnovate oppure subatevi. Watch Dogs Legion sarà l'apoteosi dello schifo? Allora, questa è un'ottima domanda. È diverso.
È una cosa differente questa perché non mi dai differenti personaggi all'interno di una storia che mi costringi a cambiare. È diverso, attenzione, in Watch Dogs tu ti vai a creare una squadra, uno come vuoi tu, due di personaggi caratterizzati che però vai a scegliere tu. Non ti stanno imponendo diversi caratteri di diversi personaggi all'interno di una storia che comunque funziona. In Watch Dogs decidi tu come farti il tuo party e volendo puoi farti tutto il gioco con un solo personaggio. Volendo. È proprio come ti vai a prendere il concetto. Lì c'è una possibilità e una decisione che tu vai a prendere. Sei tu però che prendi questa decisione. Attenzione, sei tu che decidi come cambiare personaggio, cosa fare, come fare, come agire in determinate situazioni e te la gestisci completamente tu. Un po' come un party di un GDR, per intenderci. Ora, purtroppo, a me non piacciono i GDR con i party. Party Pokémon, ma vabbè. Party Pokémon. Quindi Legion mi dà questa opportunità in più. Poi magari mi farà cagare, eh. Io l'ho provato, quello che ho provato mi è piaciuto tantissimo. Pur essendo io come sono, aspettate che mi si sta chiudendo la porta, non voglio morire soffocato. E proprio per questo aspetto, che non mi aspettavo, mi ha intrigato tantissimo. In un gioco invece, cioè, sapete qual è il problema? Normalmente, che se c'è un personaggio solo mi ci immedesimo, ok? E quindi voglio affrontare l'avventura con lui. Se il gioco, per motivi di trama, mi cambia personaggio, un po' mi sta sul cazzo, uno, e poi non mi immedesimo più, e va a finire che mi girano proprio i coglioni. Uno, due, gestire l'albero delle abilità di due differenti personaggi non mi piace. Grazie a Carlo il Tarlo, nel frattempo, per la sub. Mi passa poi la voglia di andare avanti. Ho mollato GTA 5 tutte le volte per questo motivo. Perché a me piaceva il protagonista, l'uomo. Adesso non mi ricordo i nomi, perdonatemi, non mi ricordo i nomi di nulla. In realtà mi ricordo Franklin, mi ricordo Trevor, non mi ricordo il mio preferito. Non me lo ricordo perché è banale, ma a me piaceva lui. Piaceva, no, non mi piaceva Franklin, non mi piaceva Michael. Ecco, se GTA 5 me lo facevi giocare tutto con Michael, era il mio gioco preferito. Allora, lì ci sono tre personaggi e sono forzati dalla trama. In Legion, invece, la cosa è estremizzata. Tu hai qualunque persona tu vedi all'interno della mappa può diventare un personaggio giocabile. È una cosa talmente vasta, talmente esasperata, che ti va bene. Almeno a me va bene. Grazie mille all'Iconin che fa 22 mesi di Tier 2. Siamo quasi 2 anni, come vola il tempo? Vola. Ah. Quindi il caldo rimane. Un po' la State of Decay. Allora, in State of Decay è molto più grave se perdi un personaggio. Da quello che ho visto. Allora, Legion, quando l'ho provato, non era al suo stato finale, naturalmente. Era ancora in fase di sviluppo. Grazie mille a Michele, nel frattempo per i suoi 9 mesi. Quindi, da quello che ho provato io, se ti muore un Buongiorno. personaggio, dici amen. Vabbè. Sì, è morto, amen. Morto un papa, se ne fa un altro. Non è così grave. Anche se ogni personaggio lo puoi far salire di livello, ogni personaggio ha le sue abilità, appunto, il suo livello. Adesso non mi ricordo se aveva anche in inventario. Perdonatemi, ma non ricordo. Mi pare di no. Non mi ricordo se i personaggi avevano. No, anzi, non credo. Però non voler dire cazzate. Un'abile abilità comune. Allora, non c'erano alberi delle abilità, ma anche lì non. No, in realtà sì, c'era un albero delle abilità. E sparatore, però anche lì era tutto. Cioè, io ho provato una versione di Legion, per quanto figa, veramente, veramente indietro con lo sviluppo. Quindi non credo di poter parlare del gioco finito. Anzi, assolutamente non posso parlare del gioco finito.
È un'idea interessante, un'idea che ho potuto giocare, a differenza di Cyberpunk, che ho appreso oggi, che sono 6 anni che è stato annunciato, io non me la ricordavo, 6 anni che hanno annunciato Cyberpunk, pensate. Però pensiamoci un attimo, cazzo, 6 anni che hanno annunciato Cyberpunk e ancora non è probabile. Watch Dogs l'hanno annunciato quest'anno, cioè l'hanno annunciato un mese fa, me l'hanno fatto provare un mese fa e esce l'anno prossimo, è incredibile questa cosa. È andato via l'audio? Cribio, cosa vi siete persi? Una frazione, ok. Comunque, se ci pensi, tanto di cappello a Ubisoft. Grazie a Senjiki per i suoi 26 mesi. Meringa lei. Cyberpunk hanno fatto vedere quasi un'ora di gameplay. Non è la stessa cosa, Jules. Io ero di fianco alla signorina che giocava a Watch Dogs. Scusami, a Cyberpunk. Si vedeva che comunque quello che faceva vedere era proprio una cosa che lei ripeteva all'infinito. Anche nei menu. Temporeggiava e spostava il cursore solo quando doveva farlo. Avviava delle cose solo quando doveva farlo. Da quello a un video. Col pad che muoveva l'analogico, vi giuro, l'analogico lo muoveva così. Ma ancora è ripartito il microfono? Ma che cazzo succede stamattina? Ogni tanto salta il mic. Che strano. È un problema. Sarà il mixer? No, no. No, no. Beh, sai che non. Non ho idea. Ma è successo solo adesso? O è dall'inizio della live? Ah, effettivamente. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho perso 91 fotogrammi. Potrebbe essere che magari non si è notato, ma ho perso magari dei frame ed è saltata solo la voce. Magari ho perso semplicemente un attimino di. È saltata. Ha peruzzato tutta la live. Magari ho perso solo bitrate audio in un video, sì. All'audio sotto andava. Ah. Allora non lo so, teniamolo d'occhio. Fatemi sapere nel caso m'ammazzo. Non ho idea. Non è che magari è perché è arrivata la sub. Prova, prova, prova. No. No, no. Che ansia adesso. Mamma. Stavo dicendo? Vabbè, chi se ne frega, iniziamo a giocare. Quando mi allontano, no, non ha senso. Finita cosa? Che succede? Che volevo fare io qui? Qui. Ah sì, Cyberpunk, che la signorina faceva sempre le stesse cose. E muoveva il pad praticamente in maniera millimetrica. Cioè, da fare quel lavoro lì. A farmi vedere un video fatto dettato completamente dal computer, per me non cambia un cazzo, perché quello lì non è gameplay da far giocare a me. Capito? Cioè lì non mi stai facendo provare una tua opera, mi stai facendo vedere quello che vuoi tu, con le modalità che vuoi tu, e cammini anche lentamente e muovi la telecamera lentamente per farmi vedere quello che vuoi tu. Per me quello lì non è praticamente gameplay.
Ma sì che sarà pronto, Jules. Non sto dicendo che sarà una merda quando esce. Ok, ho già salato queste cose qui, sono bravo. No, non sto dicendo che sarà una merda. Scusami, ma io volevo appenderlo. Non sto dicendo che Cyberpunk sarà una merda. Sto dicendo che comunque quello che si è visto finora. Ma non lo possiamo sapere. L'acqua è già stata salata? No. Saliamola. 20. No, vabbè, ma non stavo paragonando Cyberpunk a Legion. Era giusto per dire. Escono comunque entrambi nello stesso periodo. Cioè, uno me lo fan provare, l'altro non me lo fan provare. Cioè, è strano perché entrambi dovrebbero essere pronti. Cioè, pronti. Addirittura. Tu te ne hai visto Keanu e il gioco non se lo ricordano? No, vabbè, per carità. A parte che io ho visto Keanu in game ed era veramente brutto. Perché probabilmente lo hanno aggiunto all'ultimo momento per non rovinare la sorpresa a nessuno. Grazie ad Enne per i suoi 22 mesi. Allora, cos'è questo? Ah, adesso abbiamo anche dell'erba cipollina, ma perché abbiamo nuove degustazioni, no? Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Sì, il gaspaccio. Robot della cucina, cetriolo, pomodoro, peperone rosso, olio d'oliva, aceto. Questo sicuro me lo chiedono. Cetriolo 3,20. Pomodoro 3,60. Allora. Ce ne abbiamo i cetrioli. Ok, 3,20. 6, 12. Ok. E quanto pomodoro era? 3,60? 3 pomodori? E poi? Mi sono scordato. Così. Ma me lo farà frullare secondo voi? 3,20 e 3,60? Sì. Peperone 4,80. Vamo al peperone. Aglio 20 grammi e pane 550. No, aspetta, ho cliccato fuori dallo schermo per errore. Ok. Grazie a Denne per i suoi 22 mesi e a Daipom per i suoi 8. Ma il peperone, quanto peperone era? Cazzo, mi sono già scordato. Cos'è? Ah, Pane? sì, mi Tretti di ricordo. pane? Ma siamo sicuri? Limone? No, non ce l'ho il peperone. Ecco, peperone rosso. Ok. A 2,40. Oddio. 4,80, ok. Il pane quanto ne voleva? No, voleva anche dell'aglio o della cipolla? Che cazzo è che voleva? Dell'aglio, mi sa. 20 grammi di aglio erano. 150 di pane era, ma come facevo allora? Cazzo, e adesso? Come lo recupero il pane all'interno? Cambio sistemazione. Che cazzo sta facendo? Questi sono tretti. Allora, il peperone 4,80, aglio 20. Aspetta, fammi controllare. Peperone 4,80, aglio 20. Pane 150. Io come faccio? Devo tagliarlo a metà. Per forza. Ma io non ce l'ho il coltello da pane. Tieni, usci lì. Coltello, coltello, coltello. Non c'è differenza tra un coltello e l'altro? Va bene. Potrei tagliarlo in orizzontale, ma io sono pro e quindi lo taglio per lungo. Mi sa che è un po' di più. 166, 134, porca puttana. Siamo aperti, ok. Ma porca puttana, scusami. Nuovo ordine! Ma proprio i gamberetti? L'unica roba che non ho preparato. Allora, burro chiarificato. Dove devo metterlo? In una padella, padella. Allora, burro chiarificato 30, mi ha detto. 30, 30, vai. Siamo pronti, ragazzi, tranquilli. Un altro squizzino. Un altro pelino. E vaffanculo, va. Ok. Siamo nati pronti. Aieie, grazie mille per i tuoi 2 mesi. Sale, 10 grammi di sale. Sale, 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 sale. Eccolo qui.
Boom, sale c'è. Poi, fammi leggere da qua. Pepe nero 10 grammi. Dov'è il pepe nero? Dov'è il pepe nero? È quello lì. No, questo qui, è questo qui. Sempre 10 grammi. Dove è andato? Ok. Boom, poi. Il gambero. Sì. Il gambero. Dov'è? Qui. Quanti? Quanti gamberi ci vanno? 120. Quanto pesava un gambero? 20. Quindi. Altri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Uno. Cioè, non so dove sono finiti adesso tutti sti gamberi. Uno, due, tre, ok. Porca vacca, ma che cazzo di range c'ha? Quanti era di burro chiarificato? 30? E friggiamo per 50 secondi. Nel frattempo taglio il limone in quarti. 80 grammi. Quanto è un limone? 80 grammi. Ok, lo taglio in quarti allora. Ma perché nel pane me lo devi mettere? Sposta qua. Fette di pane incredibili, tra l'altro. Boh, in quarti. E se ho capito, ma gira. Non è in piano la cucina, è un problema. Ok. E adesso? Ma vaffanculo. Pa. Ma questo gambero qui è crudo ancora. E come facciamo? E vabbè, chi se ne frega. Un piatto fondo serviva, no? Piatto profondo servi cibo lentis. Ma siamo sicuri? Guarda che ce n'è uno crudo lì. Ma perché? Perché è successa questa cosa? Com'è possibile? La prospettiva, puttana vacca, come mai? Ma perché? Guarda te che cazzo. Che schifo. Eravamo partiti tanto bene ieri. Prezzemolo quanto ne vuole. 6. Ne mancavano 3, vabbè. Una in più. Per ovviare al gamberetto mancante. Che dobbiamo fare? Capito io, però che cazzo. Quanta sfiga. Gamberi fritti, troppi. Ah, perché me. Allora, essendo meno i gamberi, erano troppo salati. Critico culinario sta per ordinare. Puttana lui. Aspetta che pulisco per te. Niente. Che vuole? Costoletta con le patate? Costoletta di maiale. Arala lì. Boh. Patata a tocchetti di 50 grammi in forno.
Ok, allora aspetta che piglio la patata. Dicevo, quant'è che ne vuole? 3 etti, però a tocchetti Ah, da sì, 50 mi grammi. ricordo. Quindi ogni patata va tagliata in tre. Allora, aspetta che dobbiamo usare la tecnica che abbiamo immaginato ieri, ovvero così e tua mamma quella lurida, e così e niente, non abbiamo risolto un cazzo perché comunque la patata sta come vuole lei. La ripiazzo e niente, e allora si ripiazza come vuole. Perdonami, perdonami. Che è successo? Però, scusami, eh. Oh, no. Ok, lascia. Niente. Sono circondato da stronzi. Aspetta un attimo! Che il critico, va in culo anche il critico. Allora. Dai, quasi, quasi, ragazzi, quasi. Oh, per me è accettabilissimo. Allora, dicevamo le patate dove vanno messe. Condite col sale e messe in teglia. 6 grammi di sale, dammi. Stiamo tranquilli e gioiosi. Integliate e infornate. Però ogni lato 90 secondi. E allora, sai che facciamo? Prima le mettiamo in forno, ma ancora il forno non lo accendiamo. Aspettiamo un attimo. Nove, 1 minuto e 40. Dobbiamo aspettare e poi accendere il forno. Ok, olio di girasole 30 gra 30 ml. Ok. Ah no, 1 minuto e 3 dobbiamo mettere intanto. 1 minuto e 3. Boom. A posto. Dovevo finire quel tappo ogni volta. Se lo infila nel sedere, poi lo stappa. Ah, Dio mio. Buongiorno a tutti, buongiorno. Il sale è solo su una patata. Questo non l'ho neanche capito perché il gioco. Aspetta, c'è un gamberetto crudo. Perché il gioco non ti fa intuire bene come viene gestita la salatura delle cose. No, il forno non l'ho acceso. Prima giro la costoletta. Mai visto patate che si cuociono prima di una fetta di carne? Mai. Ma infatti non esiste questa cosa. È fantascienza. Pulisci il disastro. Aspetta, perché ormai ci siamo qua. Manca 20 secondi. Guarda che macello. Sembra che qualcuno è arrivato e ha sboccato nel frigo. Quattro, tre, due, uno. Ma qui manca ancora un attimino. No, niente, va bene. Entro nel contesto. Niente, dai. Certo. Ok. Allora, fermo qua, 1 minuto e 30. Avvia timer. Sì, tra 10 secondi facciamo partire anche le patate. Ecco! Boh, adesso posso pulire per terra. Parapappa, 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 ecco. Bisogna guarnire poi. C'è una guarnizione da mettere? No, serve bollente. Bollente. Ok, dov'è qua il piatto? Non ho un piatto qui, devo prendere per forza sempre da qui, chinarmi, rompermi la schiena. Perché Passione Cenerentola, scusa? Perché puliva solo lei? Aspetta,
a Blazegrown. C'hai ragione, scusami, me la son persa. Manca pochissimo il 27, ma io chiedo comunque la benedizione per l'orale che ogni tanto devo pensare a me stesso. Grazie mille di tre. Tanti auguri e buon orale. Si diverta. Grazie mille, scusami. E grazie anche a Dizukan per i suoi 3 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Non serve girare le patate, dai, sono... è un forno magico questo. Sì, lì in alto ci sono dei piatti, lì, vedi? Però non qui. Ok, questa è pronta. Qua mi sa che bisogna aspettare qualche secondo per le patate, che adesso sono perfette. Guarda qui che tocchettoni. Sì, ma sono veramente... cioè, il piatto è piccolo rispetto alla quantità di roba che ci deve stare. Ale! Voglio dire, guarda che figata. Critico! Dammi la seconda stella Michelin. Questo qui è un pezzo di merda. Stella me l'ha data, però... patate al forno, non abbastanza sale. E allora vuol dire che effettivamente sale una patata sola? Possibile? E chiedo che mi abbia provato questo piatto. Ce l'abbiamo fatto? Sì, sì, voglio di fame. Me lo danno? Eccolo. Nuovo ordine, il gaspaccio, vedi che lo sapevi che c'era il gaspaccios. Allora, gaspaccios, 150 erano, 124 più 42 viene 160. Allora, questo qui lo taglio a metà. Sandokan. Boh, 23. Che è? Floppete. E questo qui. Guarda, quasi perfetto. Come 23 grammi di pane? 147, perfetto. Sembrava pure muffito. Allora, io qui mi metto il gazpachos. E qui invece mi metto la trotona. La trotona serviva la... Scusami, non c'aveva le patate al forno? Cioè le patate... Non c'aveva le patate, niente. Allora, come non detto, il forno è ancora acceso, bello caldo. Allora, aspetta che piglio la teglia a mani nude, perché sono un uomo vero. Mi infilo qui la trota. L'abbiamo fatto in 90 secondi. Allora, 90 secondi. Tiè, ciapa qui. Sì, pronto. Tiè. Tacchete e dammi 90 secondi di timer. 1 minuto e 30. Buono, bravo. Allora, dedichiamoci un attimino al gazpacho, che ha tutto quanto. E mescolo. Mescolo, vai. Ok, poi aggiungo al composto, mi diceva, olio d'oliva, che non ho. Liquidi, olio d'oliva, quant'è che ne vuole? 30. 30. Ne vuole 30. Non me lo fa mettere. Come faccio? Scusami. Ah, devo toglierlo da qui? Piazzare qui. Ok. Olio d'oliva, 30. E il puntatore, puttana tu? Mi sa che metà sta andando fuori. Perché io ne ho versati 100 ml. Però nel compo... qui ce n'è. Qui è giusto. Io non so cosa sia successo, non importa. Aceto di vino? Un aceto straordinario? Non ce l'ho, eccolo qui. Ma perché la cieca, scusa? Quant'è che ne voleva? 30, sempre. Questo va giusto. Pieno di più? Ok. Più o meno. Buon. Dai. Poi che cazzo vuoi? Sale 10 grammi. Dove cazzo l'ho lasciato? Sì. Puttana! Puttana! Fermo qui, fermo qui. L'ho capito! Mamma mia. Ok, allora, il pesce ce l'abbiamo, il trotone. Poi, che voleva il timo? No, che cos'è che bisognava metterci? Il rafano. Il rafano essiccato. Eccolo qui, quanto ne dovevo mettere? 5 grammi. Ma non così va messo, è troppo. Bon. Il rafano c'è. Il limone! Merda! Il limone!
Il limone in quarti. I quarti di limone. Vabbè. Si fa in un secondo. Il limone. Il limone in quarti. Guarda te il limone in quarti. Allora. Buoni. Un taglio perfetto. Un secondo taglio perfetto. Un terzo taglio straordinario. Più fresco di così il limone non si può. Piglia. 1, 2, 3. Go. Poi. Che cazzo. Poi che voleva? Foglie di prezzemolo. 6 grammi. 1, 2, 3. Buono lui. Vai. Anche il limone vuole i suoi quarti. Tiera trota. Perfetta. Allora, erba... Sì. Eh? Eh? La metà del cliente... spicchi di limone cosa avevano? Tecnica a tagliare è sbagliata. Allora, tagliatelo a casa tua. Qui il sale ce l'ho messo? Non mi ricordo. Sì. No, ce l'avevo messo il sale. Sì. Aspetta. Il pepe nero vuole anche. 10 grammi di pepe nero che ho lasciato qui. Fantomimo, grazie mille per i 5 mesi. Allora. Bon. Ok, poi che cazzo devo fare? E poi in un piatto profondo, serve fresco. Guarnisci con erba cipollina. Allora, piatto fondo, 300 ml. E allora vaffanculo, cazzo devo dirti. Erba cipollina 6? 6, 8. 8 di erba cipollina, 8. Allora. Quanti me ne dà? 1, 2, 4, 3 e 4. Ok. Perfetto. E ti è anche il gazpaccio. Boh. Gamberi fritti, fortuna che ci vuole un cazzo a farli. Ah, no, non gli è piaciuto. Guarda, me ne sbatto i coglioni. Che cambi ristorante la prossima volta. Cioè, voglio dire... scusa, ma questo qui sta continuando ad andare sul fuoco? Allora, gamberazzi. Nuovo ordine. No! Quello lì ci vuole un botto. 300 ml. Dai, sbrighiamoci. Erano 30, non 300. Che cazzo stavo versando il mondo? Ok? Questo. Poi, cosa voleva? Il sale, se non sbaglio. Sale e pepe. 10. Allora, pepe. 10. Ce la facciamo. Ma è 11, vabbè uguale, non è un problema. E il sale. Devo comprare anche altri barattoli di sale da mettermi in giro per la cucina, che è più comodo. Vabbè, ok. Il gambero è 50 secondi. 6 gamberi. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Poi. No, non si muove. Vabbè, cazzi suoi. E cuocere per quanto? 50 secondi. Boh. Poi gli volevo un limone in quarti. Merda. Dai che ci sbrighiamo con sta situazione di merda. Ma aspettate, ne dovrei avere in frigo da ieri di quella merdata lì. Aspetta, eh. Ma sì, ma sono un genio. Fanculo. Secondi prima qui. Sì, arrivo. Ok. Ma io non capisco. Io veramente non capisco sta cosa. Vabbè. Allora, dammi anche questi. Bisogna anche guarnire qui. Oltre al limone, che cos'è che ci mette? Il prezzemolo? Prezzemolo, 6 grammi, sì. Ma di moda il prezzemolo. 1, 2, 3. Buona così. Gamberetti, cioè limone con dei gamberetti. Buonissimo. Bon, qua come eravamo messi, sì.
È un'eccellenza questo ristorante ormai. La zuppa si sta scaldando. Noi intanto prendiamo il suo bel piatto fondo. Che c'è? Nuovo ordine. Ok. Allora, le patate bollite le fichiamo già in pentola. L'acqua, se non erro, è già stata salata. Non un limone, due patate erano. Vabbè, dai, il retrogusto è simpatico. Via questo. E via così. Allora, stavano dicendo: i gamberi sono andati. Dammi il filetto di salmone. 60 grammi per lato. 120 secondi. 10 ml di olio di girastronzo. Ok. Allora, fai così. Fai così. Accendi questo, metti un timer da 2 minuti e ci siamo. Poi qui come siamo messi col zuppone? Col zuppone ci siamo quasi. Allora, piazziamo un piatto in maniera più consona. Lo zuppone è caldo. Piglio lo zuppone, infilo lo zuppone, sverso lo zuppone. No, è troppo, è troppo! Vabbè, puliamo dopo, tanto ci pensiamo noi. Quattro. Vabbè, buonissimo. Tantissimo zuppone. Che profondità di sapore. Panna acida. Ma la panna acida c'era già? Toh, io provo a dargli. Vediamo. Spettacolare, spettacolare. Ok, ci siamo, ci siamo. Poi, qui con quanto manca il timer? Manca 1 minuto, dobbiamo girare la situazione qui. Ok. Pensavate che non sapessi che erano 60 per lato, eh? Infami. Qui non ci va guarnizione, va bene. Ragazzi, quanta maestria sto avendo. Onestamente. Speriamo che la giornata sia quasi finita, perché sennò è un incubo. Però preparandoti già gli ingredienti, metà dell'opera, non male. C'è un gamberetto lì per... Perché c'è un gamberetto lì per terra? L'ho padronato, sono padrone della situazione, assolutamente sì. Guarda, anche prima del timer, raccolgo le patate a mani nude, spengo il fuoco, raccolgo il salmone a mani nude. Dov'è finita una patata? È caduta una patata. Vabbè, fa anticorpi. A lei e tutta la famiglia. No, non è sporco il fornello, è ruggine. Oh, c'è una volta in cui non si lamentino. Clienti del cazzo. Basta, per oggi abbiamo fatto. Come non detto, il trottone salmonone lì. Allora, il trottone deve andare quanti minuti in fornos? 90 secondi. Mettiamo più in alto. Quello, poi devo tagliargli un limone, giusto. E tagliamogli il limone. Ah, ce n'è uno di limone, eccolo qui, quello che ho lanciato. Sì, ma posso spostare questa cosa un po' più in qua, cortesemente? Grazie. Vedevo un cazzo. E niente. Vabbè, ho fatto un lavoro di merda, ma... Il clacson che si sente è fuori dal gioco. È fighissimo, cioè siamo su una statale. Allora qui, Manhattan. Ah, con lo shift si defrizzano? Eh sì, no, ma con lo shift me li fa mettere a Cazius. Vabbè. A un Yau Yarux. A Bisten. Siamo a Los
Handless. Microwave. No, puntata di camionisti in trattorie. La gente sta festeggiando le Olimpiadi di Milano Cortina. Possibile, qui abbiamo ancora un po' di gazpacho. Gazpacho. Mettiamo in frigo il gazpacho. Il gazpacho. No, il gazpacho. Porca vacca, proprio adesso. Sparita roba qua. Cazzo, è finito pezzi di limone. Come l'ultimo ordine? Ok. Era qua la roba. Ma se passo col morcio, secondo voi pulisce sta roba qui? Se ciao, figurati. La sposta. Forse col... Ah, il secchio magari serve a questo. No, aspetta, il secchio magari non serve a raccogliere le merdate. Sì. Vedi? Detan, gatto, un anno di ficcanza, Gaysboro, grazie mille. Come clacsonano, aggressivi. Sì, guarda come cammino rapido qui. Boh. Allora, visto che ci siamo andati tanto bene, io replicherei per domani. Cioè, replicherei l'utilizzo del frigo per quanto riguarda la zuppa. No! È difficilissimo! Dai, ne sono rimasti niente! Ma porca puttana! E questo non ci sta. Questo proprio non ci sta, invece. E vabbè, tanto il gazpacho va mangiato così. Quanto ce n'è? Beh, quello almeno ce n'è. Ma porca puttana, avevo un sacco di zuppa, avevo. Ancora lì c'è del prezzemolo per terra. E qui? Qui cosa è successo? Si sono cagati addosso qui? Quando è successo? Mi sono mica reso conto, sai? Ok. Allora, siamo andati molto bene con, dicevo, i pesci già pronti, i salmoni già pronti. Quindi prendo altre due costolette e le condisco. E poi anche un altro salmone e un po' di altre porcherie. Mi manca l'ultimo piatto del giorno. Qual era? Non posso vedere qui le ricette, vero? È un peccato questa cosa qui. Oh, quanto è sporco. Mamma mia. Che sporcizia. Ok. Chiamo anche per aggiustare le... Porca vacca, il forno è ancora acceso. Cazzo. Ciao Cap! Sì, tanto non è che lo devo usare adesso. Risparmio un po'. Ma non credo abbia il VR, ragazzi. Sì, le ricette stavano dicendo.
Trotta al forno, 5 pepe, 5 timo, 5 aneto. 5 pepe, 5 timo, 5 aneto. Timo, 5. 1, 2, 3. Porca vacca, 3, 4, 5. Poi. Aneto, 5. Pepe. Pepe 5. Pepe per il mio Pepe. Pepe, Pepe, dov'è il Pepe? Pepe, Pepe, dov'è il Pepe? Dove cazzo è il Pepe? Eccolo qua il Pepe. Pepe 5. Morduk, grazie per il fantastico contenuto che ci fornisci. Grazie mille a lei per seguirmi su Bardi. Grazie. Tu devi essere Igor. Ok, No, 5 si Pepe, 5 pronuncia Pepe. Igor. Perfetto, 6. Vabbè, quello lì è un po' più pepato. Qua voleva pepe nero 5, sale 5. Ah, vedi, basta guardare, basta copiare. E il sale, anche 5 di sale. Dove ho lasciato il sale? Sale. Sale, eccolo qui. Ok. Merde. Vabbè, tanto ho ancora 3 minuti il giorno dopo. Guarda, Expo che ho fatto in un giorno solo. Nuovi perks. Bottegno, piedi veloci. Premi space per camminare più velocemente. Cazzo, anche questo non è male. No, mi prendo quello. Punti cottura in più. Ricompense missioni. Servi 4 e ha più 4 stelle a catena per guadagnare in più. Ostia, è difficile, ma ci proviamo. Questo non è male e lo prendo 2 volte. Spezie costano di meno. È una ricetta nuova. Una roba Tu devi semplice. essere Igor. Bistecca con No, si patate fritte. pronuncia No, orca vacca. Algo. Dai, dammi la bistecca con patate. La vedo male. La vedo male. The Gamer, siamo 14, il tempo avanza e allora, cioè, lo mangeremo per cena, grazie mille. Ah, devo. È attiva o disattiva il run? Ok, interessante. Allora, togliti dal cazzo, Gordon. 4 sale, 4 pepe, 6 timo. 4 sale, 4 pepe, 6 timo. 4 sale. Vabbè, 5 sale. 4 sale. 4 pepe. E 6 timo. Se vuoi scattare di più. Bravo. Poi, cazzi, cazzi, cazzi. 4 sale, 4 pepe per la bistecca. Prendiamo 2, dai. Non so, poi dopo le lasciamo qui per domani. 4 sale, 4 pepe era? Mi sono dimenticato. Banale, banale, proprio. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. Ok. Come 8? Ah sì, 8 in totale. Come si sta bene? Bene, grazie a Buongiorno. Visna, finalmente riesco a condividere, finalmente una mattina che riesco a seguire la live, grazie Gatto per l'intrattenimento, grazie mille a te e grazie anche a Damianto per i suoi 9 mesi. Ok. Come eravamo messi? Poi fammi vedere il resto della ricetta. Taglia la patata a bastoncini, come faccio?
Quante patate erano, scusa? Due patate. Impossibile. Ci sarà un oggetto per farlo, dici? Secondo me no. Perché qui ci sono differenti coltelli, ma non so cosa cambi uno dall'altro. Costano un botto, tra l'altro, ognuno. Non ha senso buttare via i soldi adesso. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Vengono un po' rustiche. Vabbè, sono buone uguali, eh. Tanto il sapore quello è. Non si taglia. Ma che non si taglia, bastarda? Preparare anche altre patate. Allora aspetta, che questo qui lo devo versare. Che tanto ovviamente adesso l'ho versato tutto per terra, eh. Non sta a credere, infatti. Caso vogliano delle patate bollite. Una e una due. Poi non lo so. No, il cestello per friggere è qua. Ah no, dici che devo cazzo, forse sì che lo devo comprare, sai? Ho visto che ne ha fatte cadere per terra, eh. Ma scusami, scusami. Che rumore terribile, sembrava che stesse friggendo. Perdonami. No. Vabbè, quasi. No, ma pre... Che c'è? Il ristorante è aperto. Bisogna proprio? Do ordine. Eccolo là, il salmonazzo. Va bene. Allora, aspetta un attimo. Arriva. Erano 120 secondi. Olio di girasole 10. Come? Che miscela c'è qua? Vabbè, no. Che ti ha detto? Perché? Io non riesco a capire come si faccia a buttare via il coso da lì. Cioè, ci sarà un modo per pulire senza... Ah no, è vero, il cestino c'era. Sono scordato, come non ho detto. Allora. Questo che ormai c'ha due giorni. Simply Spectral, grazie mille per i tuoi due mesi. Ah, sì, mi ricordo. Era 20 grammi nella pentola, non 10. Filetto e condito, sì sì, è quello di due giorni fa. Na 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 na.
Ora non voglio dire che sono il miglior cuoco in circolazione. Però è difficile raggiungermi. Sei il nostro barbieri, madonna. Ci differenziano 2 metri di lunghezza tra me e barbieri. Il miglior cuoco deve avere un cliente alla volta nel ristorante. Sì, però nel ristorante ci sono anche io da solo. Cioè, se permetti... Ci sta anche che arrivi un cliente alla volta. Cioè, un uomo solo in cucina. Neanche un cuoco solo, proprio un uomo solo. Lamentele. E che cazzo. Troppo sale adesso. Prima non c'è, poi c'è, poi non c'è. Prendo il biglietto come dal macellaio, certo. Però gli do la Wagyu se lo chiedono. Stidark, buongiorno gatto. Che cosa presenta questo menù stamattina? Voglio assaggiare il suo cooking skills. Il gaspaccio. Abbiamo gaspaccio, gaspaccio, gaspaccio. Allora, dammi un po' di gaspaccio. Eccolo qua. Allora lì, questo qui ci vuole un secondo a darglielo. Ma quanto cazzo è lungo qui la situazione? La puttana, la puttana, la puttana. Troppo, troppo. Ridammene un po' indietro. Quant'è questo adesso? Come 558? Com'è possibile? Perché prima era 300? Perché com'è andata? E adesso quant'è? 189? È possibile sta cosa? Ma secondo me è sbagliato. Fortuna che era il gaspaccio. Quant'è 3? Ma siamo sicuri che... Ma perché? Ma come cazzo è possibile? Pure lo versa a destra, versa a sinistra, versa tutto, tutto efficiente. Toh.
e daglielo sto cliente di merda. Top, il gaspaccio, affanculo, te il gaspaccio. Cazzo. Il gaspaccio, nuovo ordine, le patate vuole quello lì. Vuole le patate al forno, sto imbecille. E non lo sa che ancora non ce le abbiamo. Che cazzo è successo? Perché ho seminato piatti poi? Poi uno passa, scivola, si rompe l'osso del collo. Allora, le patate al forno. Ecco qui il tagliere. Prendi il tagliere. Due patate da tagliare in maniera ridicola, come dicono loro. Piano, eh. Allora, prendi la patata, tagliala male, letteralmente. Eccolo qui. Allora, facciamo una roba seria. Tiè, uno. E niente, vedi che comunque non si ribaltano come dovrebbero. Sai che c'è. Oh, vaffanculo, va bene così. Va bene così, va bene così. Ti è, piglio la teglia, me le integlio. Era la teglia, giusto? Stocchetti, salate. Sì, aspetta che vanno salate prima. Vanno salate, non c'è uno schermo di qua ovviamente. Salate 6 grammi. Io non riesco a capire. Va, va bene. Patate, ricordiamo che si cuociono molto più velocemente di una bistecchina. Ok. 30 di olio di girasole. Boh. Ok. Magari se ci mettiamo anche la bistecchina è meglio. E poi cos'era? 90 secondi per parte? Sì. Dio mio. Quanto ne è rimasto qui di gaspaccio? Beh, dai, abbastanza da poter riempire un altro piatto. Fatica, oh. Che cazzo di fatica. Allora. Beh dai, sono stato anche abbastanza bravino a risolverla. Il frigo si sta rompendo, non so per quale motivo, sta venendo fuori della ruggine dal frigo. Ma... chiamiamo l'assistenza. Però chiamiamo quello lì che costa niente. A un centesimo. È vero, il frigo è rotto perché gli ho versato dentro la zuppa, forse. Il forno lo accendo quando mancano... Adesso lo accendo. E voilà, nel momento di calma pulisco il pavimento. Come diventerai un super cuoco? Cosa sono? Un altro ordine! La puttana con il mezzo manzotin. 30 secondi, ce la faccio a riempire. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ce la faccio.
faccio salare, ce la faccio salare. Dove sale, dove sale, dove sale, dove sale, 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 amici, sale. Cazzo, eccolo. È finito il sale. Dai. Cazzo. Dov'è il piatto che avevo in mano? Ma porca va, ho capito. Mamma mia. È che mi devo girare a fare le robe. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia. Ci va una guarnizione qui nella costoletta? No, serve il bollente. Arriva caldissimo. Buonissimo. Tiè, ciappa. Allora, ho finito il sale. Si finisce mai di impanare. Sono perso una patata. Merda, hai ragione. E resta lì. Resta proprio lì. Il sale, abbiamo detto il sale. Porca vacca, un nuovo ordine pure. Allora, il sale, spezie, sale. Zucchero, no, sale. Butto pochino. Ok, buon, questo. Poi ci va, due patate. Piano, per carità. Una e una due. Due patate, qui. Poi, questo, sì, svuoto. Metto lì e ce ne metto 10. Piano, va benissimo così. Poi prendo dov'era? Questo prima. Questo abbiamo prima il salmonetto. Abbiamo prima il salmonetto ogni lato per 60 secondi. Sì. Allora, accendo questo. 1 2 timer 2 minuti. Boom. Poi il cazzo al forno. Lui voleva il cazzo al forno col limone, quindi prendiamo questo. Non posso perché scotta. Perché scotta? Sì, posso invece. Anche se scotta, frega niente. Lo ruoto, così eliminiamo la patata aggiuntiva che non ci serviva. Lo ripoggio un secondo, che così ne abbiamo piena facoltà. Non così, ok. Prendiamo la trotona, la infiliamo qui dentro. Chiudiamo e cuociamo per quante settimane? 90 secondi, benissimo. Tacchete. Un minuto e tre. Perfetto, nel frattempo prendiamo il limone, uno, ne basta uno, e lo tagliamo in quattro, come giusto che sia tagliato un limone nella vita nostra. Zacchete e patatracchete, perfetto. Waxtab, 6 mesi, grazie mille. E dice... Chef Gatto, oggi si deve sub. In questo periodo ho sempre dovuto affrontare un'operazione. Aspetta! Amico mio, aspetta, scusami, perdonami, ma mi ero dimenticato che dovevo girare da questo. Ok. In questo periodo ho dovuto affrontare un'operazione importante. La si ringrazia come sempre per il periodo di svago. Ma io sono contento che tu sia svagato. Sei una macchina, che complimenti. Perché spenga le patate? A caso, consigli a caso. Questa è ancora calda, la calpesto. Tiè. Gli aromi sulla trota vanno aggiunti dopo. No, che fa? Dai! Arrivo! Ma togli! Non mi interessa! Dai, che brucia tutto! Boh, allora, un piatto. Piatto, prendo qui. Il nostro cliente è di fretta. E c'è anche la mamma puttana, il nostro cliente, va bene? Quant'è che erano qua? Rafano 5 grammi. Ah no, è vero che lo butta nel forno! Perché fa schifo sta roba! Cazzo. Poi cos'è che voleva? Il prezzemolo. Ah, sì, mi ricordo.
Pumpkibo, 2 mesi, grazie mille. Spettacolare. Spettacolare. Allora, diciamo che lui c'è la mamma che fa le cosacce, quindi dobbiamo riempire la vascona qui di 1 litro di acqua. E salare l'acqua. Perfetto. Poi questo. E questo. Quindi facciamo così. 10. Ok, perfetto. Ci prendiamo 2 patate. Anche se in mezzo non ci sarà manzotin. Il filetto va alla grandissima, eh? Boh. Poi, altre patate da fare al fornios. 2 patate servono. Anzi, sai che c'è? Io nel frattempo compro una nuova padella. La pasta, no. Padella. Ci faccio così. E ci metto 1 minuto e 30. Tagliare le patate. Come un maestro samurai. Merda, doveva girarla già da un po'. Dai, ma poi pure è cascato. A posto. Vabbè, un po' sbruciacchiato da una parte, fa niente. No, il salmone andava cotto ancora. Vabbè, non importa. Sti cazzi. Così impara a mettermi fretta. Aveva fretta il cliente, boh, si incula. Arrivederci. Beh. Alla fine non hai fatto un disastro. Mi piace quando la gente si fida di me. Sto coglione bastardo. Ragazzi, ho fatto, tranquilli. Tranquilli. Da una parte bruciacchiato, dall'altra cruda. È il sushi, eh. Non sono sporchi i fornelli, è ruggine, ragazzi. Non riconoscete però la ruggine dallo sporco, anche voi. Abbastanza, cap. Grazie a Sienna per i suoi 4 mesi. Voi non siete mica chef, che cazzo di consigli date? Ah, sì, mi ricordo.
Momento di pausa, me lo prendo anch'io. Acqua San Benedetto, l'acqua degli chef. Che paura. Aspetta che... Dimmi. Vuoi succo? No, grazie. Fa sempre ridere che la patata da sola non la posso raccogliere, ma se la devo mettere in un piatto, sì. Merda, il forno, devo spegnerlo! Lavora più velocemente il nostro cliente in fretta. E il nostro cliente può anche morire ammazzato. Io non mi ricordo come si fa la zuppa. Col brodo di pollo. Il brodo di pollo, ne abbiamo del brodo di pollo? Sì, però non abbastanza mai. Fammi vedere. Brodo di pollo 700. Ne abbiamo 400. Perfetto, è anche versato tutto a cazzo. Ma no, 400, è andato quasi tutto dentro. Ok, poi sale 12 grammi, ci vuole anche altro oltre il sale, pepe 12 grammi, dammi il pepe intanto. Che caldo, sto morendo. Allora, pepe di cayenne in polvere. Aralo lì, però solo 6 grammi perché... Pepa, questo qui è piccante! Non lo so, non ho idea. Pepe di cayenne in polvere. Non so, cazzo ne so io. 120 grammi di cipolla e 960 di pomodoro. Allora, 8 pomodori erano... Ho perso il conto. Cipolla una. Ok. 60 secondi. No. L'ho sbagliato! Grazie a Matteo per i suoi 4 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Ci do dentro intanto. Quant'è che voleva di panna acida? Dimmi 150 e siamo contentissimi. 150, perfetto. Bello lì. Oh, abbiamo pure finito la panna acida. Do altro giretto. Prurito la faccia che c'ho stamattina. Ma la zuppa non è neanche lontanamente vicina ad essere pronta. Io aspetto, mi fido più del mio istinto da Jedi. No, c'è scritto di mescolare sulla ricetta, ma non c'è niente per mescolare, c'è solo quello. C'è solo il mini pimmer. Credi a fretta se la becca fredda. Effettivamente. Cazzo. Cazzo, ho buttato via un botto. Oh, è un litro ancora. Questa qui ce la portiamo avanti per altri 2 giorni. Non c'è via d'uscita. Buongiorno. Grazie a Zed per i suoi 9 mesi.
Ah, non c'era abbastanza cipolla né pomodoro. Grazie. Sempre bello avere gente che proprio si fida. Finisci il lavoro e comincia a pulire la cucina. È una bella fatica, sto gioco. Però ridendo e scherzando è già passato tutto il tempo. Manca solo un quarto d'ora. No, non volevo unire la zuppa perché avevo paura che... che l'altra fosse meno performante. Grazie a Renna per la sub. Allora, prepariamo tutte le cosine. Prendo un'altra trotazza. Lì. Il salmone siamo senza. Le bistecchine alla fine non le ha ordinate mica nessuno. Che peccato. No, non salto la fase di pulizia, anche perché... ne ho bisogno come l'aria in questo momento di sistemare un po' di roba. No, qui è a posto. Qui è acceso? No, non è acceso mai. Qua c'è ancora questa miscela. Qui c'è una patata che piazziamo lì dentro. Bene così. Allora, intanto la trota. La trota va 5 timo, 5 aneto, 5 pepe. Allora, 5 aneto. Quale? Questa c'è già. No. Boh. 5 timo. Eccolo qui. Le costolette di maiale. C'hai ragione. C'hai ragione. Aspetta che mi compro un altro di sale. Me lo piazzo qua. E un altro di pepe, che sono le cose che utilizzo di più. Un altro di pepe e lo piazzo qui. 5 pepe, appunto, mi serviva. Boh. Le costolette, che anche quelle lì sono andate, sono andate alla grande, anche le costolette. Il nostro ristorante è fiocca, eh. Allora, salmone era 5 sale, 5 pepe. Io credo che il motivo per cui il cibo non va male lasciato fuori sia che stiamo giocando a facile o a normale, non ne ho idea. Perché mi dice che è a 220 grammi ed è refrigerato. Vedi che c'è scritto che è freddo? Secondo me, quando è ora di giocare magari a un livello superiore, 4 sale, 4 pepe, 6 timo. 4 sale, 4 pepe, 6 timo. Secondo me quando sali di livello ti fa fare anche quello lì. Ma puttana. La mia cucina è meno 50 gradi. Timo. Era 6, no? Pareva. Niente, quando era del timo lagga. Era 4 sale, che quanto ne ho messo? Ah, ne ho... merda, ne ho messi 5. Ho sbagliato. E ogni tanto mi scatta paura e panico, vaffanculo. Facciamo un po' di ordine in generale. Teco qui. Poffete.
Brodo di pollo lo mettiamo qui che non mi serve. Scusa, ma questo sale si stava versando? Porta sfiga. Boom. Allora, visto che mancano solo 10 minuti, un nuovo giorno non lo facciamo. Qua adesso mi fa finire, ecco. Faccio la preparazione come ho fatto ieri e poi domani andiamo avanti. Adesso vediamo se domani ci sarà anche il dottor Musa. Sempre il Timo che scatta la risposta. Tre punti abilitezza. Tiè. Nuova ricetta. L'hamburger, no, salmone con asparagi. Perché vuol dire cioè, che devo semplicemente. È la stessa ricetta. Sì, sì, sì. Succo di limone. Praticamente è la stessa cosa, solo che adesso c'ho una cosa differente. No, l'hamburger io ho paura a utilizzarlo. Lasciate perdere. Ci pensiamo magari più avanti quando sarò più pro. Sì. Tagliamoci delle patate. Niente, non ce la facciamo. Ok, quasi. E queste le mettiamo su un piatto. Le mettiamo già su un piatto, così sono già pronte. Poi so che le devo mettere in forno. Poi ne mettiamo già due qui. Ah, oggi ha detto che si fa zuppa di pomodoro. Vabbè, ma quella lì è già pronta. Ce l'abbiamo in frigo. Porca vacca. Ho capito, però se non mi piazza bene neanche le cose. Ma sì. Quanto spazio non abbiamo in questa situazione. Mini Pimmer non sta in piedi. Guarda. Si appenderà? No. E appunto. E quindi? E vaffanculo, cosa devo dirti? Ok. Gli upgrade per la cucina? Non credo. Ci saranno upgrade per quanto riguarda l'oggettistica. Ok, 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 ok. Le patate. Ecco, questo forse dovrei riprepararlo. No. Sì. Fammi vedere il salmone qui come lo vuole. 5 sale e 5 pepe. E poi il succo di limone. 5 sale e 5 pepe, ma è così come già lo abbiamo. 5 sale e 5 pepe. Ah, sai che c'è? Ne prendo un altro. E 5 pepe. Richiedeva il succo di limone, che immagino sia in liquidi. Mettiamo qui. Poi serviva altro. Gli asparagi. Vabbè, ma gli asparagi poi dopo li prendiamo nel momento. Ah, vedi. Vedi, vedi, vedi. Mi serve un'altra pentola con dentro l'acqua. Vabbè, vediamo, nel caso tiro fuori le patate domani. Sì, fuori dal ristorante c'è di tutto e di più. Che paura. Che paurissima. Non ho... appunto. No! Ma come... Cioè, scusami. Cioè, ho buttato via il secchio e non il suo contenuto, che era quello che volevo fare. Ma che cazzo? Nulla, che dobbiamo fare? A mano un pezzettino alla volta. Gli asparagi vanno bolliti più delle patate? Sì?
Porca vacca. Hanno delle patate magiche qui in America. A Houston. Ok, olio d'oliva, viva viva. L'aceto, aceto e olio stanno bene vicini assieme. Squizzo un po' di sapone. Più porzioni, ma cos'altro mi metterei a fare? Un'altra costoletta? Il gaspaccio, è vero. Ma il gaspaccio non me l'hanno chiesto una volta sola e già ce l'abbiamo. Ci vuole un cazzo fare il gaspaccio. Magari sai cosa? Lo versiamo già in un piatto il gaspaccio. Dubito di riuscire a farcela in tempo, ma ci provo. Ok, così ce l'abbiamo già pronto. Quante erano qua? Boh. 2 3 credo. Patate, no, 2 di aglio, 2 peperoni. Nuovo ordine, ti inculi. Aspetti. Vabbè, salvo qui, salvo il gioco. Quindi miei, io vi ringrazio per donazioni, sub e resub, come sempre. Domani è il mio compleanno! E ve lo dico già oggi, se volete regalarmi qualcosa, se volete farmi un pensiero, qualunque cosa sia, le sub sono il regalo più bello che mi possiate fare, soprattutto in un momento in cui sono droppate così tanto. Se volete fare un regalo al gatto domani, regalategli le sub, va bene? Anche una, regalate sub domani. Ok? Domani regalate sub. Oggi anticipiamo noi i termosifoni, li raidiamo noi un po' prima. Ma stasera vi dico cosa faremo stasera, perché ci sarà ospite il nostro caro Mark stasera e appunto giocheremo a Police Simulator. Non siamo neanche a metà strada, Luigi, per i sabati del disculo, ma anche a metà. Ragazzuoli, vi ringrazio come sempre, ci vediamo stasera, raidiamo i termosifoni e diciamo oggi arriviamo noi prima! Però dovete dirlo con aria supponente, ok? A stasera, belli, buona giornata!